corpi che, come le note, si fondono in un'unica e meravigliosa sinfonia. Non so voi, io non ho in memoria di spettacoli del genere qui all'aperto, spettacoli che vengono offerti alla cittadinanza in questo modo. E quindi, oltre che doveroso, è sentito dire un grazie ad Arte Danza e a colui che ha voluto tutto ciò, il maestro Giovanni Calabrò. Buonasera maestro, grazie, grazie. Buonasera. Per queste emozioni, per questo dono che tu fai un po' alla nostra città, alla tua città, Catanzaro Lido, uno spettacolo che ci invade di eleganza, di classe, di finezza, un po' come anche questo allestimento. Anche questo è amore per la danza, ecco, offrire alla città senza alcun contributo, senza nessun tipo di collegamento istituzionale, uno spettacolo del genere, penso che anche questo sia amore per la danza. Sì, assolutamente. Intanto l'emozione di questa sera è particolarmente elevata, in quanto torniamo a Piazza Brindisi, che è la dopo piazza... Dopo tanti anni. Sì, come qualche letterato disse, ci diede i Natali, insomma, no? Torniamo dopo 11 anni circa in questa piazza e di acqua ne è passata, ma l'emozione, l'entusiasmo e il piacere di raccontarci è sempre alto ed intatto. Perché hai voluto tornare in questa piazza, ecco? Perché comunque ci appartiene, perché se non ci siamo stati ieri è perché la struttura, perché in alcuni momenti la nostra scuola è cresciuta e determinati aspetti logistici non ci hanno consentito di essere. Questa sera tutto questo è a nostro carico, non c'è dietro, non dobbiamo ringraziare nessuno. Ti ringraziamo noi con questo applauso però, consentici almeno questo. Grazie. Lo abbiamo voluto e non è per mania di grandezza, il palcoscenico grande, l'impianto curato, come dire, il piacere di comunque abbracciare il pubblico in maniera comoda, è perché il nostro spettacolo lo richiede, siamo in tanti e ci piace comunque tutelare e offrire un risultato professionale. È una questione di rispetto non solo verso i ballerini, ma anche chiaramente verso un pubblico, verso una città e verso un'attività che voi a livello professionale portate avanti da diversi anni. Proprio sull'aspetto professionale, maestro, ecco, vorrei ci commentassi qualcosa di questa sinfonia che abbiamo visto, questi corpi che si uniscono, ecco, non solo nel tempo ma anche nell'armonia, nella grazia. Cosa c'è e quanto c'è dietro questa preparazione? Questo quadro che ogni anno riserviamo sotto forme diverse, titoli diversi, vuole portare in scena quella che è l'essenza del nostro lavoro, appunto lo studio. Io penso che la danza, non, come qualunque altra arte, non può prescindere dalla serietà di formazione, per cui i ragazzi che hanno danzato sul palcoscenico hanno presentato la loro esperienza tecnica e lo studio accademico col quale si confrontano giornalmente nell'aula danza. Ci sono anni e anni di preparazione ovviamente. Sì, in questi corsi che si sono appena esibiti ci sono bambini giovanissimi e ragazzi con maggiore esperienza, ragazzi che hanno scelto di fare di questo studio comunque la loro vita, il loro percorso di vita e la loro professione, per cui a maggior ragione il corpo deve essere curato e deve essere formato tecnicamente nel modo giusto. Maestro, questo mi pare era partito un applauso, non bloccate mai gli applausi quando partono perché fa male, lasciateli andare tranquillamente, sono come le emozioni, non vanno trattenuti. Maestro, la seconda parte dello spettacolo e poi concluderà questa piacevolissima serata è un'altra tua creatura, Venti del Sud, ecco, ci vuoi dire un po' da dove nasce questa idea, soprattutto ecco, cosa vuole trasmettere a questo pubblico ma non solo? Ma Venti del Sud è una storia semplicissima, una storia o forse una non storia come ho scritto nella brochure, dalla lettura di un libro di narrativa che portava il titolo Catanzaro nella storia è nato l'idea così di portare in scena quella che è un po'
ciò che siamo stati, farlo in chiave contemporanea e cercare di storicamente risalire un attimino a quelli che sono stati i personaggi tipici, i momenti salienti di un popolo che comunque ha subito una serie di traversie, di problematiche, che però ancora oggi ha voglia di raccontarsi. Quindi può essere una dedica, può essere un ritorno alle origini, ma può essere anche, come Arte Danza spesso fa, quasi sempre un percorso didattico per far conoscere ai nostri giovani quello che ignorano, cioè da quando i nostri genitori, i nostri nonni partivano, facevano le valigie di cartone, a tutt'oggi ecco, vediamo che il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione è qualcosa di molto attuale, di molto importante da conoscere anche. Sì, io ho voluto principalmente portare in scena, rispetto a quello che è il problema politico e sociale, comunque sottolineare principalmente l'energia che la gente del sud ha. Dico gente del sud perché tutto questo, e l'abbiamo chiamato Venti del Sud, è sostenuto da musiche non sempre calabresi, ma abbraccia più regioni, sì, anche pugliesi, anche siciliane. E questo per farsi, intanto da un punto di vista proprio tecnico, fornire all'orecchio di chi ascolta una variante rispetto a quella che può essere la nostra musica, i nostri ritmi proprio calabresi. Però ancora di più perché penso che siamo tutti quanti uniti, il Sud in genere, dalla voglia di sottolineare chi siamo. E appunto il morso della tarantola, perché poi si chiama tarantella, si chiama pizzica, si chiama in tanti modi, però il tutto... Spieghiamo da dove parte una volta, sì, per tutte, dai. Io penso che tutti quanti ormai lo conoscono, anche perché c'è stato un momento di profonda interesse verso quella che è la nostra cultura passata. Però il morso della tarantola, dalla quale... dal quale appunto si diffonde il veleno che crea l'oblio, e quindi sarà pazzia, sarà energia, saranno spasmi, però in ogni caso quello che potrebbe rappresentare una fine invece è un inizio, naturalmente, perché il veleno che si diffonde dà il via ad una serie di ad un cammino che, ripeto, potrà essere inteso come sogno o come realtà. Questo lo lasciamo a libera interpretazione. Maestro, con questo Venti del Sud, Arte Danza, ecco, quest'anno un po' spazierà in diverse località, girerà un po' in lungo e largo la nostra regione. Ci vuoi dire magari per chi, io sono sicuro, rimarrete affascinati, rimarrete per certi versi anche influenzati da questo morso della tarantola anche voi, quindi sicuramente qualcuno vorrà venire a rivederlo. Come è possibile e dove è possibile farlo? Ma montarlo è significato proprio questo, infatti siamo stati molto sostenuti dall'interesse del pubblico e siamo stati invitati in diverse piazze. Domani sera saremo a Soverato, poi saremo nel Regino a Cittanova, poi saremo a Tropea in seno a quello che è il Festival Mondiale del Folklore, e rappresenteremo la Calabria, quindi l'Italia, in tutto questo contesto. E poi stiamo definendo la data per la Puglia e per la Sicilia, anche in seguito a due inviti specifici che abbiamo ricevuto, per cui anche un approccio verso un cammino per un gruppo di lavoro di ragazzi che lavorano in tal senso, che possano avere anche riconoscimento appunto come lavoratori. Io volevo dire una cosa, ecco, a proposito di ciò che stiamo presentando, è una cosa bellissima. Volevo salutare tutti gli allievi che non sono presenti qui sul palco ma che fanno parte della scuola. Non sono presenti perché lo spettacolo che noi abbiamo presentato presso il Teatro Politeama non poteva trovare una collocazione qui per un problema scenografico e di spazio, naturalmente. Però ringrazio tutti quanti, sono venuti a salutarmi dietro le quinte. Sono qui, infatti, non è che non ci sono. Giovanni, un'ultima cosa, consentimi, ecco, di definirlo un valore aggiunto di questo spettacolo è anche la presenza, l'ho visto al Politeama, di alcune mamme, di nome e di fatto in questo caso. Vuoi spiegare tu perché dico di nome e di fatto magari? Sì, perché in un momento dello spettacolo al quale assisterete a brevissimo c'è una ninna nanna che
vuole essere anche un, ed è un grido di dolore di una mamma che ha perso il figlio e che per una storia vera, per 60 anni ha continuato a cantare la Ninna Nanna a questo bimbo perso. E, per raccontarlo con un'intensità maggiore mi è sembrato giusto affidare questo ruolo a chi mamma lo è veramente, per cui ho coinvolto un gruppo di genitori appunto per sottolineare l'intensità sentimentale, affettiva che una mamma può dedicare al proprio bambino. A me è venuta voglia di rivederlo, a voi? Allora grazie al maestro Calabro e vi lasciamo con Pezzi del Sud. Grazie.